cerca di sfruttare tutto quello che la natura carsica ti dà, e quindi il sottosuolo in questo caso per quel tipo di formaggio va benissimo. Quello che la natura carsica ti dà. Trieste, Friuli Venezia Giulia. Abbiamo cercato di fare dei formaggi che esprimono il territorio, per esempio il Tabor, che è una teria, è un figlio della Bora, viene stagionato nella cantina con il secco, è un po' l'espressione di questo fenomeno. Un formaggio che nasce a 70 metri di profondità. Le grotte carsiche sono costruite a livello mondiale, la speleologia è nata sul carso, quindi perché non cercare di fare un prodotto che rappresenti questo microcosmo? E quindi c'è questo formaggio, che è un formaggio a doppia rottura di cagliata, quindi è molto laborioso nel prepararlo. Poi alla fine di 3 mesi di stagionatura in cantina viene portato in grotta, parliamo di profondità di 70 metri, dove l'umidità e la temperatura sono costanti, e lì rimane per altri 3 mesi. E alla fine del percorso abbiamo un figlio del sottosuolo carsico che è, come gusto e particolarità del formaggio, molto a sé stante. Cosa chiedete alla politica comunitaria europea? Troppo semplicistico dire eliminare o ridurre la burocrazia, perché qui si sta andando oltre, no? Si sta cercando i peli nell'uovo, siamo andati oltre il problema burocrazia, significa complicare agli altri la vita e così si va, ma non lontano.